Cari fratelli e sorelle in Cristo, eccoci ad una nuova puntata di Il risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo. E anche oggi parliamo di un nuovo argomento. Oggi vogliamo parlare della croce, la croce su cui Gesù è morto per noi, su cui è stato inchiodato da noi, dai nostri peccati. E vediamo questa croce come il centro del tempo, il centro dello spazio, il centro del mondo. Vediamo come Gesù appare all'interno delle sacre scritture, presente fin dai tempi più remoti, e vediamo come la croce sia proprio il mezzo attraverso la quale noi possiamo arrivare a Dio. L'insegnamento migliore che Gesù è stato tra noi fin dai tempi più remoti ci viene dall'Antico Testamento. In questo, infatti, ritroviamo profezie e presenze di Cristo addirittura che ci fanno intravedere la sua persona divina e la sua missione futura nel tempo. Gli ebrei conoscevano la scrittura e da secoli la studiavano e la meditavano, conoscevano quindi tutti i passi che riguardavano la venuta del Messia, ma la loro interpretazione partiva da un punto di vista sbagliato. Non la interpretavano con gli occhi di Dio, se vogliamo dire con la sapienza divina, quella che viene dal Signore, ma la interpretavano solo dal punto di vista umano. Gli israeliti attendevano un Messia che li avrebbe fatti regnare su tutti i popoli della terra. Aspettavano un regno terreno, un re che avrebbe sconfitto tutti i loro nemici. Ecco perché quando venne il tempo non vollero riconoscere in Gesù il Messia, perché lui non ambiva a regni terreni, non ambiva al potere, alla sovranità sulla terra, ma come disse a Pilato: "Il mio regno non è di questo mondo." Il popolo di Israele non poteva accettare un messia di questo tipo, aspettava un liberatore. In modo particolare in quel tempo aspettava un liberatore dall'impero romano. Ricordiamo che gli israeliti erano stati conquistati e sottomessi dall'impero romano. Anche i sacerdoti non potevano accettare Gesù come messia perché portava a compimento la legge, ma ampliandola all'amore incondizionato, sradicando tutti gli errori che si erano insinuati nei secoli all'interno della legge, spodestando anche la classe degli scribi e dei farisei. Ma la Sacra Scrittura era chiara, se fosse stata letta con la chiave di lettura che diede appunto proprio Gesù, con la sua predicazione, con la sua missione, con la sua passione, con la sua morte e resurrezione. Gesù stesso è la chiave di lettura dell'Antico Testamento. Allora, con questa chiave di lettura che Gesù ha posto nei nostri cuori, vediamo cosa ci dice la Sacra Scrittura su di lui, sulle profezie che lo preannunciano. Gesù stesso è venuto a dirci in Giovanni 5,39: "Voi scrutate le scritture che all'epoca erano i 39 libri della Tanakh, Antico Testamento, credendo di avere in esse la verità eterna. Ebbene, sono proprio esse che mi rendono testimonianza." E disse anche, quando Gesù risponde a Cleopa e ad un altro discepolo sulla strada di Emmaus, dicendo: "Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella gloria?" E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Già questo ci dovrebbe bastare perché è Gesù stesso che spiega
le Sacre Scritture, l'Antico Testamento, dal suo punto di vista, dal punto di vista appunto della presenza, della predicazione, della sua missione futura sulla terra. Questa sua frase, infatti, ci spinge a cercare i passi che lo riguardano. Quali sono questi passi che Gesù spiegava a questi pellegrini sulla strada di Emmaus? Ne faremmo solamente alcuni, ne leggeremo solamente alcuni perché ne sono stati trovati centinaia, no? Però noi vedremo solamente quelli più importanti, quelli più espliciti, quelli più belli. In Genesi 3,15 leggiamo: Io porrò inimicizia tra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le insiderai il calcagno. Dio, scacciando Eva dal paradiso terrestre, le promette che una progenie maschile discendente dalla sua linea avrebbe schiacciato il capo del serpente, ossia il diavolo stesso, e conquistato il male completamente, in quanto il principe del male, Satana, sarebbe stato sconfitto. Maria Santissima, sempre vergine, sarebbe stata la nuova Eva e Gesù è la sua progenie. Quindi in questo passo, già nella Genesi, vediamo come Gesù ci fa intravedere la salvezza attraverso il Cristo. In Genesi 8,27 disse poi: Benedetto il Signore Dio di Sem, Canaan sia suo schiavo, Dio di lati Yafet, e questi dimori nelle tende di Sem. Canaan sia suo schiavo. Diciamo che Noè, con benedetto il Signore Dio di Sem, queste sono le parole di Noè che benedice e maledice uno dei suoi figli, ci indica che Dio, cioè Yahweh, inizierà un dialogo di benedizione con la discendenza di Sem, e nel passo successivo dice che Dio dimorerà nelle tende di Sem. Questo è un esplicito riferimento che il Messia, vero uomo e vero Dio, infatti dice che Yahweh dimorerà nelle tende di Sem, dimorerà nelle tende della discendenza di Sem, quello che poi è avvenuto attraverso il popolo giudaico che è discendente di Sem. In effetti però i discendenti di Sem furono sia gli arabi che il popolo giudaico, ma allora Dio avrebbe dimorato in quale dei due? Abramo, risolse la questione in quanto Dio chiamò proprio lui, proprio Abramo, per lasciare Ur dalla Mesopotamia ed andare in Israele, e fu lui che dovette diventare una benedizione per tutte le nazioni della terra. E questo lo troviamo in Genesi 12,3. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno, maledirò. E in te si diranno benedette le famiglie della terra. Quindi il Messia dimorerà nelle tende di Sem, e in effetti dimorerà nel popolo di Israele. Questa promessa può essere ristretta ancora di più alla tribù di Giuda. Sarebbe stato Giuda, il quarto figlio di Giacobbe, a diventare colui che avrebbe ricevuto lo scettro per regnare, ed anche colui dal quale la linea del Messia sarebbe disceso. E questo lo troviamo in Genesi 49, 8-12. Quindi ecco che la tribù di Giuda è quella prescelta. Infatti è scritto di questa discendenza di Giuda: un astro sorge da Giacobbe e uno scettro si eleva da Israele. Numeri 24, 17. Vedete come tutte le sacre scritture possono essere interpretate per arrivare appunto al Messia, per trovare il punto di discendenza del Messia, perché Dio si è manifestato a questi popoli e ha detto proprio che Gesù sarebbe stato, Gesù, il Cristo, il Messia, sarebbe venuto da loro. Inoltre il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te e fra i tuoi fratelli, un profeta pari a me.
a lui darete ascolto. Deuteronomio 18:15, sempre parlando di Giuda, dice appunto che susciterà in mezzo a Giuda un profeta pari a me, cioè pari a Dio. Poi ancora, Dio darà un re, il re promesso, e tutto il Salmo 72 parla della grandezza di questo re. Leggiamo una parte. Egli libererà il povero che grida e il misero che non trova aiuto. Avrà pietà del debole e del povero e salverà la vita dei suoi miseri. Li riscatterà dalla violenza e dal soppruso. Sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. Quindi era un re estremamente giusto. In 1 Samuele 2:10 il Messia fu visto come l'unto. Il Signore saranno abbattuti i suoi avversari, l'Altissimo tuonerà dal cielo, il Signore giudicherà gli estremi confini della terra, darà forza al suo re ed eleverà la potenza del suo Messia. E poi ancora in Samuele 2, 35-36 lo vede Gesù come un sacerdote fedele. Io mi susciterò un sacerdote fedele, che agirà secondo il mio cuore, secondo il mio desiderio. Gli darò una casa stabile e egli sarà al servizio del mio unto per sempre. Chiunque rimarrà della tua casa verrà a prostrarsi davanti a lui per avere una moneta d'argento e un pezzo di pane e dirà: ammettimi, ti prego, a fare qualcuno dei servizi del sacerdozio, perché io abbia un boccone di pane da mangiare. Un brano incredibile è il testo del patto davidico in 2 Samuele 7, ripetuto anche in 1 Cronache 17, sviluppato anche ulteriormente nel Salmo 132, il quale indicò la casa, la dinastia di Davide, quale luogo in cui Dio avrebbe originato il suo trono, la sua dinastia per sempre. Va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, saresti tu quello che mi costruirebbe una casa perché io vi abiti? Ma io non ho abitato in una casa dal giorno che feci uscire i figli di Israele dall'Egitto fino ad oggi. Ho vissuto sotto una tenda, in un tabernacolo, dovunque sono andato, ora qua, ora là, in mezzo a tutti i figli di Israele. Ho forse mai detto a uno dei giudici a cui avevo comandato di pascere il mio popolo di Israele: perché non mi costruite una casa di cedro? Ora dunque parlerai così al mio servo Davide: così dice il Signore degli eserciti, io ti presi dall'ovile, da dietro alle pecore, perché tu fossi il principe di Israele, il mio popolo, e sono stato con te dovunque sei andato. Ho sterminato davanti a te tutti i tuoi nemici. Io renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Darò un posto a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché abiti in casa sua e non sia più turbato, e i malvagi non lo opprimano come prima. Come facevano nel tempo in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo, Israele, e ti darò riposo liberandoti da tutti i tuoi nemici. In più il Signore ti annuncia questo, attenzione, sarà Lui che ti fonderà una casa, cioè il Signore, quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te, stabilirò saldamente il suo regno. Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio. Questa è una promessa così stupefacente che Davide gridò in 2 Samuele 7:19. Questa è l'istruzione per l'uomo, Signore Dio, che possiamo tradurre: questa è la legge o l'atto costitutivo per tutta l'umanità. Ma facciamo un attimo di pausa
e ci rivediamo per la seconda parte per vedere ancora delle profezie ancora più stupefacenti riguardo l'avvento del Messia tra noi. Pace e bene. Fratelli e sorelle in Cristo, eccoci alla seconda parte di questa puntata di Il risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo e stiamo parlando delle profezie che vengono manifestate da Dio attraverso i profeti all'interno della Sacra Scrittura del Vecchio Testamento e che indicano la venuta del Messia. Vogliamo andare avanti e leggiamo che anche nei Salmi vi sono tantissime profezie che riguardano il Salvatore, il Redentore. Non vi è sufficiente tempo per spiegare come in 11 salmi si celebri la persona e l'opera del Messia che doveva venire. Anche se fosse rigettato, tema che troviamo in tutto il Salmo 118, e tradito, Salmi 69-109, morto e risorto, Salmi 22-16, sarebbe venuto come conquistatore, come sovrano sul trono, Salmi 2-110, come pianificatore e sposo, Salmo 40-45, come re trionfante, Salmi 68-72. In aggiunta ai diretti riferimenti al Messia futuro che abbiamo elencato in precedenza, ci sono 39 profezie del Messia nei profeti dell'Antico Testamento. Qualche esempio di questi annunci prima degli eventi stessi includerebbe: fu profetizzato che il Messia sarebbe nato da una vergine, in Isaia 7,14. Pertanto il Signore vi darà un segno: ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Che il suo luogo di nascita sarebbe stato Betlemme, lo troviamo in Michea 5:1-2. E tu Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti, perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando colei che deve partorire, partorirà, e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Poi la profezia di Giovanni Battista, che avrebbe preceduto Gesù, la troviamo in Isaia 40:3-5. La voce di uno che grida: preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, i luoghi scoscesi siano livellati, i luoghi accidentati diventino pianeggianti. Allora la gloria del Signore sarà rivelata e tutti allo stesso tempo la vedranno, perché la bocca del Signore l'ha detto. In Malachia 3:1, ecco, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate entrerà nel suo tempio. L'angelo del patto in cui prendete piacere, ecco, verrà, dice l'Eterno degli eserciti. Fu anche annunciato prima del tempo che il Messia sarebbe entrato in Gerusalemme, in quella che divenne poi nota come la Domenica delle Palme, in modo trionfante, mentre la folla avrebbe gridato Osanna. In Zaccaria 9:9-10. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino.
un puledro figlio d'asina. Farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato. Annunzierà la pace alle genti e il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume ai confini della terra. Fu predetto che il fianco del Messia sarebbe stato trafitto in Zaccaria 12:10. Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a colui che hanno trafitto, ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. Già qui era scritta tutta l'insegnamento che abbiamo avuto anche attraverso Santa Faustina Kowalska della Divina Misericordia. E questo è avvenuto migliaia ormai di anni fa. Gli abitanti di Gerusalemme avranno uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a colui che hanno trafitto, ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico. Quindi da quella ferita sul costato i figli di Gerusalemme avranno uno spirito di grazia e di consolazione. Ma non è questa la conclusione della questione delle profezie su Gesù nell'Antico Testamento, perché il Messia sarebbe tornato sulla terra una seconda volta, e questo lo troviamo in Daniele 7:13. Io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Questo in Daniele 7:13. E avrebbe il Messia un giorno regnato nella città di Gerusalemme quale re dei re, mentre le nazioni sarebbero salite su quella città per essere istruite sulle vie e non impareranno più la guerra. Questo in Isaia 2:3-4. Qui si anticipa la Gerusalemme celeste. Allora, alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Ad esso affluiranno tutte le genti, verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Ecco la pace di Dio, la pace finale degli ultimi tempi. E ora facciamo un'altra pausa per ritrovarci alla fine, nella terza parte, con la profezia di Isaia, che è la più straordinaria e che riguarda proprio la croce di Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle in Cristo, pace e bene, eccoci alla terza parte del risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo.
stavamo parlando delle profezie all'interno dell'Antico Testamento nelle quali possiamo vedere Gesù, Gesù che viene manifestato dal Padre. E siamo arrivati alla profezia di Isaia, quella che secondo noi è la più sorprendente. Isaia, al capitolo 52 e 53, fa proprio una fotografia di quella che sarà la passione di Cristo. E vediamo. Dio parla attraverso il profeta e dice: «Ecco, il mio servo prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso sommamente eccelso. Come molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto al punto di non sembrare più un figlio d'uomo. Così molte saranno le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione. I re chiuderanno la bocca davanti a lui, poiché vedranno quello che non era loro mai stato narrato, apprenderanno quello che non avevano udito». Ora il profeta parla per se stesso. Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare il lui diletto, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosci il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non aveva alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo. Sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca, ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Ritorna a parlare Dio. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà la loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Interpretiamo allora questi versetti. Gesù Cristo si è fatto servo di tutti e servo del Padre, ma per questo verrà innalzato, esaltato, reso sommamente eccelso. Verrà innalzato sulla croce, ma dalla croce potrà sconfiggere la morte con la resurrezione e essere innalzato fino al trono di Dio Padre Onnipotente. Molti, vedendo la sua condanna, sono rimasti sbigottiti perché sapevano che era il Figlio di Dio, avevano visto i suoi miracoli, avevano sentito i suoi insegnamenti. Egli insegnava come uno che aveva autorità.
Come poteva essere possibile che il Figlio di Dio si fosse lasciato inchiodare sulla croce? Il suo volto, il suo corpo era sfigurato dalla passione, tanto da non sembrare più un uomo. Il suo aspetto così deturpato, tanto da non sembrare più un figlio di un uomo. Ma proprio per questo, molte saranno le nazioni, le popolazioni sparse sulla terra e nel tempo, per questo suo sacrificio avranno per lui l'ammirazione, il sacrificio d'amore perfetto davanti a cui non si potrà dire nulla, se non cercare di sminuirlo, nasconderlo, ma anche i re chiuderanno la loro bocca davanti a questo amore gratuito dato per molti, perché vedranno quello che non era mai stato raccontato e capiranno quello che non avevano mai udito. Ma tutto questo è veramente accaduto, dice Isaia, come se ci parlasse oggi per ciò che successe 700 anni dopo le sue parole. Cristo è cresciuto come un virgulto, una pianta verde davanti al Signore, anche se radicata su una terra arida, la terra di Israele, la terra del mondo, che appare arida nei confronti di Dio, delle sue leggi, del suo amore. Il Cristo non aveva apparenti doti particolari tanto da attirare lo sguardo, niente di splendido o particolare che attirasse l'attenzione. Fu disprezzato e reietto dagli uomini, fu l'uomo dei dolori che conobbe ogni sofferenza. Fu disprezzato e nessuno aveva stima di lui. Eppure egli accettò di caricarsi di tutte le nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e per quello che ha fatto lo pensavamo castigato da Dio, percosso e umiliato da Dio. Invece erano i nostri peccati che lo avevano fatto flagellare, i nostri peccati gli hanno trafitto come spine il capo, i nostri peccati lo hanno fatto morire ingiuriato sulla croce. Egli è stato trafitto dai nostri peccati, schiacciato dalla nostra iniquità. È questo castigo che si è abbattuto su di lui senza avere nessuna colpa che ci procura la salvezza. Per le sue piaghe siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti, gregge di pecore, senza pastore. Ognuno seguiva la sua strada e su ognuno pendeva la sua colpa. Allora il Signore ci ha dato il pastore da seguire, ci ha dato il compimento della legge, che è l'amore gratuito, dare la propria vita per i propri amici. Il Signore ha permesso che l'iniquità di noi tutti sia ricaduta su di Lui. Isaia ci parla dal passato e parla a noi che stiamo leggendo oggi, parla di noi, di me, di voi. Noi abbiamo condannato Gesù sulla croce, con i nostri peccati di ieri, di questa mattina, di oggi, di domani, dei nostri peccati fino alla fine dei tempi. Il Cristo maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca, come un agnello condotto al macello, come una pecora muta di fronte ai suoi tosatori, non si difese, non si lamentò. Donò la sua vita come un agnello sacrificale, il suo corpo ed il suo sangue, la sua sofferenza fisica e morale, donò tutta la sua umanità. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo, perché con la sua divinità, con la sua santità, con i suoi insegnamenti era di ostacolo al mondo. Nel suo calvario tutti gli erano contro, anche quelli che lo avevano accolto alle porte di Gerusalemme come un Messia. Tutti i discepoli scapparono, anche Pietro lo rinnegò. Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi per l'iniquità di tutto il popolo, di tutti noi. Fu ucciso tra i malfattori, anche se era innocente, e fu sepolto con il ricco. Sì, era tra due ladroni come un malfattore. Pure lui fu condannato alla croce. Poi fu seppellito nella tomba di un ricco, Giuseppe di Arimatea.
ma il Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Questa è la verità nascosta, quella che conduce alla salvezza, la strada stretta, quella della mortificazione che Dio predilige e che Gesù ci ha mostrato. Infatti il profeta Isaia dice: quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una lunga discendenza, che è quella dei redenti, dei santi, dei martiri della fede. Ed inoltre aggiunge: vivrà a lungo, indicando così la resurrezione alla vita eterna. Si compirà così, con questo sacrificio, la volontà del Signore. E infatti, dopo questo intimo tormento, fino alla morte, il Cristo vedrà la luce, che è la luce di Dio, e la vedrà attraverso la resurrezione. La luce di Dio lo sazierà della sua presenza, della sua conoscenza, dell'eternità. Il servo giusto del Signore giustificherà molti, ossia tutti coloro che seguiranno la via di Cristo, perché Lui si addosserà la loro iniquità. Il suo sacrificio giustificherà i peccati di tutti coloro che credono in Lui, nel suo amore, nel suo sacrificio, nel suo Vangelo. Il Signore darà a Cristo il premio della conversione delle moltitudini, della conversione dei potenti, perché Egli ha consegnato se stesso alla morte, perché è stato trattato come un empio, perché ha portato il peccato di molti e perché con il suo sacrificio ha intercesso per i peccatori. Tutto questo è scritto nella profezia di Isaia. Questa profezia, che è così profonda, nasconde il mistero della morte, della risurrezione, dell'espiazione dei peccati per molti, ed è stata scritta 700 anni prima della venuta di Cristo. Isaia ha riassunto in poche righe dei misteri profondissimi che oggi abbiamo appena sfiorato con questa nostra riflessione. Appena abbiamo intravisto la profondità di tali misteri. Ma tutta la scrittura, tutta la Sacra Scrittura, nasconde in ogni frase l'infinita sapienza divina. È parola di Dio che costruisce il suo regno nei nostri cuori quando però è ben interpretata secondo la grazia di Dio. La storia dell'uomo si sviluppa tutta attorno alla croce. L'abbiamo visto dalle scritture, a questo supremo sacrificio che ci dona la salvezza. Il peccato si infrange contro la croce, si arresta, la morte, la nostra iniquità si annienta sulla croce. La croce diviene il punto di inizio e di fine, l'alfa e l'omega, nel tempo e nell'eternità, nello spazio e nell'infinità dell'universo. Dio stesso è la sua croce, e la croce diviene il simbolo dell'amore di Dio per gli uomini, un amore che mostra la via della salvezza, la via che ci distacca dal mondo e ci porta verso la città eterna, verso la luce ultraterrena. La croce è la via della sopportazione, della sofferenza fisica, dell'accettazione con amore delle avversità, delle malattie, delle sofferenze morali. Mettiamo tutto allora nelle mani piagate di Gesù. Abbracciamo e baciamo i suoi piedi sanguinanti per noi. Asciughiamo la sua fronte grondante sangue dalle spine e il suo costato trafitto. Allora vedremo la nostra vita sotto la luce dell'amore di Dio. Sia lodato Gesù Cristo, e sempre sia lodato.